Con l'informazione che c'è oggi e non 5 anni fa, nessuno voterebbe un condannato, un prescritto o un patteggiato in Parlamento, perché l'informazione gira molto di più che 5 anni fa con la rete. Infatti Schifani, che voleva incontrarmi personalmente, io non ho voluto un incontro privato, perché non ha senso che io incontri privatamente una carica dello Stato, ci sono io. Io rappresento 350.000 persone, se lo vuol fare lo facciamo con una diretta web, sul web, e risponde lui a 350.000 persone che hanno firmato. Non accettano perché hanno paura della rete, hanno paura del contraddittorio, hanno paura dei cittadini, loro che sicurezza, militari, scortati, hanno paura dei propri cittadini, vuol dire che è una democrazia che non c'è più, ma forse non c'è mai stata in questo paese, forse non c'è mai stata. La rete, i movimenti che stiamo costruendo, io e tanta altra gente, che sono il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle, le liste civiche, è un rovesciamento di questo concetto. Il cittadino entra con l'elmetto e in prima persona comincia a occuparsi della propria città, della propria regione e della propria nazione, in prima persona. Quindi il blog e la rete ti dà questa opportunità, uno vota e uno conta per uno, non c'è mai stato, uno vota per uno. Oggi 1 milione di persone, 350.000 persone non contano assolutamente. Io ho portato 1.600.000 firme, dalla Cassazione mi hanno detto che erano di meno. Cioè 1.600.000 persone non contano, 350.000 persone non contano. Io sono stufo di questa storia, sono stufo di inseguire educazione, con pazienza, di seguire queste persone per farmi dare una risposta. Sono stufo. Comunque io sono fiducioso di un crollo di questa generazione, per me, sperando che la generazione che viene dopo sia meglio. Noi abbiamo, cioè lui a Bologna nel Consiglio Comunale fa delle cose straordinarie. Chi è riuscito a entrare come cittadino nel Consiglio Comunale stanno migliorando i consigli comunali, e loro hanno le proposte, loro no. No, ma li scriviamo. Quindi migliora il consiglio comunale perché si rendono conto che le idee sono quelle lì, delle rinnovabili, dell'elettrificazione, del verde, delle piste ciclabili, del muoversi in un altro modo, della rete. Cioè, le idee sono quelle lì. Il resto è facciamo le, come le chiamano? Guarda, io. Abbiamo bisogno di fare le riforme. Le riforme condivide, ma pensa alle parole, guarda che con le parole che ti prendono per il... La riforma. Tutti dicono, cazzo, facciamo la riforma. La riforma è se mandare in galera quello nano lì o non mandarlo in galera. È quella la riforma, non la riforma della giustizia. Vuoi andare in galera, sì o no? Se no, vai, non andare in galera, benissimo, non andare in galera. Ma vai fuori dai coglioni. Allora, che riforme stiamo facendo? Quali? Quelle riforme condivise di cosa? Di fare un ponte sullo stretto quando Milazzo non ha neanche la stazione aperta, quando le strutture normali sono incredibili. Cosa, che riforme facciamo? Fare centrali nucleari, ogni regione il suo federalismo nucleare? Cosa facciamo? Che riforme? L'acqua pubblica la diamo ai privati multinazionali da gestire perché hanno il know-how, come dice Bertani? Quali riforme? Di che cosa stanno parlando? I cittadini che cosa sono? Vorrei prendere un'idea anche dai cittadini, ce l'hanno più di 20.000 volte più di loro. La massa non è più stupida, non ha più bisogno di un leader, una roba. La massa è fatta di ingegneri, architetti, geometri, storici, filosofi, di tutti, e possono essere utili per il proprio paese. E la rete li mette insieme, quindi diventa intelligente. Questa gente è fuori dalla storia.